Sì, ma Battlefield 1 infatti non è accurato a livello storico, questo è accurato. Considera, gli sviluppatori hanno collaborato con un museo di armamenti per fare le armi. Non lo conoscono. E lui ha visto te in compenso. Che era che ho chiamato la carica, ora andate e morite con onore per il pa. È presente la zona rossa. Lì, praticamente. Guarda, per aiutarti, nei muretti qui vicino ci sono. Se vedi. C'è il filo spinato. Loro devono riuscire a tagliarlo, quindi si devono mettere là vicino per tagliarlo. Se ti metti in prossimità e ben piazzato, puoi sgamare quelli che cercano di sfondare il filo spinato. Ok, stanno sfondando fianco sinistro, ragazzi. Allora, adesso. Vaffanculo. Qua, guarda, hanno fatto l'avamposto. Non ne ho idea. Io ho segnalato nella mappa dove l'avamposto nemico. Cristo santo. Fatto in tempo solo a chiamare il gas. E io vado a piazzare su A perché probabilmente è il primo punto che attaccheranno. E non c'è nessuno, porca puttana. Vabbè, tu vai, dai, vai, Tony, così ti siamo come punto di spawn. Tanto ho chiamato la carica. Io ho lanciato l'aeronautica, è un bombardamento, vediamo che riusciamo a fare. Ok, ne ho massacrati un fottio con l'aeronautica. Sì. Mi hanno piazzato su B, porca puttana. Dove sei tu? Ok, cazzarola, ma mortacci tuo, sei. Ma era un austro-ungarico di merda questo. Cioè, un italiano di merda. Ma hanno piazzato tutte e due le cariche, merda. Vabbè, Tony, un consiglio che ti do: rimani dentro la linea di trincea senza uscire allo scoperto, perché allo scoperto è più facile morire. Dentro la linea di trincea, bene o male, sei coperto ed è solo davanti e davanti te li puoi trovare in genere.
Sto disinnescando su A se ci riesco. Mio Dio, sono sotto la mappa. Sai sta cosa, raga? What is this shit? Ok, ho disinnescato. Pazienza. Chiamato la ricognizione con l'aeronautica, vediamo se riesco a sgamarli. Ricarico. Cazzo fai, stai giù, testa di minchia. Salutamelo. Ragazzi, c'è uno che si sta infiltrando dietro le nostre linee. Ok, è morto. Certo, mi ha fatto respawnare in Europa, raga, non in Italia, letteralmente a Monaco. Tacci tua. È il mio lavoro, sono l'ufficiale, se no ci sto io qua, chi ci deve stare? Vaffanculo, 3 ore per correre, 5 secondi per saltare in aria. Esatto. Dai, in realtà era accurato, gli ufficiali italiani morivano veramente perché erano in prima linea. Dopo hanno capito che era un'idea del cazzo andare in prima linea e per perdere gli ufficiali. Adesso è nato la carica, così rientrate veloci. Levate dal cazzo che devo dare gli ordini. Come on, you bitch. Oh, raga, ma sono a fianco sinistro. Cioè, fianco destro, scusatemi. C'è un bersagliere davanti proprio B, sta. Penso che stia scavalcando. Aspetta, lo sapevo sicuro. Lo sapevo. Mortacci tua. Chiamo l'aeronautica così vediamo una ricognizione per vedere dove si nascondono sti stronzi. Chiamo pure la carica. Andate, caricate stronzi.
che abbiamo disinnescato. Minchia, abbiamo un assaltatore col pugnale. Carica. Cazzo, il gas. Con tutto sto gas non si vede un cazzo. E hanno tutti e due gli avamposti messi. No, intanto ho chiamato la carica. Così abbiamo il respawn più veloce. Cazzo, hanno piazzato. Ok, l'ho ucciso, sto disinnescando. Hanno ucciso. Tanto ho guadagnato tempo. Perché sono messi proprio davanti la postazione a sparare a chi entra. Bisogna eliminare quelli fuori. Vediamo se c'è qualche bombardamento a disposizione. Tanto chiamo la carica. Allora ho un cannoneggiamento. Sparo anche la ricognizione. Dai, stanno disinnescando, dai. Perfetto. Ucciso, era beffa. Sì, ancora in ricarica, l'ho sparata poco fa. Se era beffa è morto. Il mio cane. C'è qualcuno che abbaia. C'è qualcuno che abbaia. Ma hanno spedito. Dai, ma hanno spedito nella quarta linea, non nella seconda. Porca puttana, quanto sono lontano. Ma chi è entrato un grillo, ragazzi? Sta attenti, c'è un salterino. Ha il telefono, ragazzi. Ma mortacci tua. Ma con tutto il gas che c'è poi è difficile riuscire a prendere la mira. Fatto per quello, c'è un pericoglione. Chiamato la carica. Chiamo la ricognizione. Gli vado a rompere i coglioni.
Il problema è che qua è pieno di stronzi qua dentro. Ne ho ammazzati tre, raga, ma ce ne sono ancora. Bisogna eliminare gli stronzi all'esterno. Sono morto. Siamo tutti morti. Fuck. Per due ticket, raga, c'eravamo quasi. Fuck. Vabbè, guarda, rispetto a come è iniziata l'altra partita, stavamo andando anche meglio qua. Che stanno passando fianco sinistro, ragazzi, non c'è nessuno qua. Fuck, mi ha ucciso il Reaper. Stanno piazzando l'avamposto. Forse già l'hanno piazzato. C'è il tavolino qua. L'ho ucciso. Raga, ho messo la ricognizione. Dovreste vedere dove sono più o meno. No, serve per dare i punti dove bombardare quando tu poi chiami le... fai le chiamate al tavolo. No, 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 fidati. Cioè, i razzi di segnalazione sono il cuore dell'ufficiale. L'ufficiale della classe è effettivamente più difficile da giocare, però è quella che è. Ah, l'alpino. Allora lì è un altro discorso. No, i razzi sono anche buoni perché spottano abbastanza rapidamente un'area, mentre il binocolo ti devi mettere là scoperto, senza copertura, a spottare. Invece col razzo. E anche a chi maneggia proprio il mortaio manualmente. Allora, io non so com'è il pad, come funziona il pad di Xbox, ma quando apri la mappa. Ok, tu equipaggi il razzo, apri la mappa, ti ingrandisce la mappa e ti dà il cerchio, diciamo, dove posizionare il razzo. Per esempio potresti spararne uno che due pensi che siano probabilmente i nemici. Perfetto, è fatto, è funzionato, esatto. Ora, bombardando B, il primo razzo spotta i nemici, se spari il secondo potenzia invece l'artiglieria. Cioè il mortaio praticamente. Quando spari col razzo sì, perché ti viene meglio poi prendere la mira quando devi sparare il razzo di segnalazione.
Eh sì, ma se usi quella è piccolina, per prendere la mira con raggio la cosa migliore sarebbe quella grande. Ok, purtroppo non ho nulla a disposizione, ho lanciato una ricognizione, ma l'unica cosa che posso sparare. L'altro collega sta lanciando il bombardamento a tappeto. Figlio di puttana, Biagio. Ok, disinneschiamo. Voice. E sgrava la pistola, guarda. In un contesto dove c'è il bolt action, poter sparare di fila. Pieno di cadaveri qua. Ok, sto disinnescando. Ci provo almeno. Ah, per fare il periscopio ti serve la pala. Ti devi equipaggiare la vanga e dopo selezioni, diciamo, dove costruirla e niente. Poi una volta che l'hai piazzata la puoi costruire. Sì, la corsa dell'alpino è l'abilità più sgravata dell'alpino. La picozza. Stanno piazzando su Bimisa. Let's do this shit. Sì, volendo sì. Ha individuato due nemici. Cazzarol. Non ho nulla a disposizione come razzi. Io. Sempre utile perché ti fa respawnare più velocemente. Se no devi aspettare 20 secondi per rientrare. Qua è un po' generico, devi dirmi dove. Dove sei morto tu? Ah, ok, ho capito, sì, dove sono appena saltato in aria con la granata. Esatto. Minchia che palle quando succede. Edogaim.
Ma mi ha spawnato nella trincea nemica, perché? Stanno piazzando su B. Madonna mia, raga, m'hanno sparato da 30.000 direzioni. Disinnescate, stronzi! Intanto suoniamo sta cazzo di carica. Io vorrei disattivare, ma arrivano da tutte le parti, porca puttana. Vorrei lanciare gli ordini, purtroppo non ci arrivo. Abbiamo disinnescato. C'è uno che sta sul tetto, fatelo fuori. Pure nel filo spinato sono sbucato. Ah, puttana. Ci mancava pure il fumo. Io ne ho uccisi tre, però pure io sono morto. Stanno piazzando. Ah, qua sono 30.000, ma dove siamo? Perché sono tutti su a perdere tempo? Facciamo la carica. Schwarzenegger! Sai che cazzo dicono? Can't see shit! Oh! Qua è una continua pioggia di bombe a mano, mortaretti. Sì, c'è di tutto là in mezzo. Porca puttana, sono 3 quarti d'ora che aspetto che mi danno dell'artiglieria, ancora non mi hanno dato un cazzo a disposizione. Esporre il mortaio. Non ci credo. Non ci voglio credere. Non mi ha dato. Aspetta, abbiamo ripreso A, tutti su A, tutti su A. Ci siamo ripresi A. Sicuramente verranno da B, però intanto noi siamo qua. Carro armato! Levati testa di minchia! Devo dare gli ordini, non ho tempo da perdere con te. Credo che mi si siano buggati i razzi dell'ufficiale, non mi fa piacere più segnalatori.
Fanculo. Fuck the tuck shaker, Duke. I don't know why my guy is shaking his ass. Maybe he's missing his woman. He wants some emotion. Carica in arrivo. Vorrei avere lo sbarramento, dannazione, ma non me l'ho ancora, non me l'ha a disposizione. Tanto non ti sentono su Twitch, quindi sì. Ho lasciato una striscia di bombardamento. Dai, non puoi capire quanti danni ho fatto e quante kill non ho fatto in compenso. Stupida artiglieria. Ho fatto 145 punti di danni senza fare kill. Ah no, l'ho fatto, ok, l'ho fatto almeno. Ragazzi, 9 uomini, ce la possiamo fare, dai. Sì, ma se no sono in 7, se ne eliminiamo 7 abbiamo vinto. I can do the I don't give a fuck shaker, Duke. Ho lanciato l'aeronautica, raga, speriamo bene. Chiama il veterinario. Oh, ne ho eliminati un bordello lì, raga. Su, dai, prendiamoci a... C'è uno stronzo nascosto da qualche parte, dobbiamo stanarlo. Ancora una cosa che non abbiamo vinto. Dobbiamo eliminare tutti quelli che sono nell'area, se non li eliminiamo tutti non ci dà la vittoria. Chiamato la carica. Cristo santo. Restore notification. What? So late. Raga, non ho a disposizione letteralmente niente da sparare. Se posso chiamare la ricognizione, almeno vediamo dove si nascondono. Ah, abbiamo vinto. Finalmente. Non voleva finire.
Ciao.